Oggi ho gli occhiali perché andremo a giudicare brutalmente un'altra modalità di Roblox simile a Dress to Impress. La modalità in questione si chiama Fashion Stars o Stelle della Moda. Sinceramente, questa modalità mi era sfuggita, imperdonabile. Adesso che l'ho scoperta, devo giudicarla. Osservando bene la fisionomia del mio personaggio, mi ricorda tantissimo It Girl. Nell'attesa ho deciso di buggarmi su questa sedia. Guardate quanto sono bella. Smash, preparati a uccidere la pista, mi sembra un po' eccessivo. No, non iniziamo con questa cosa, per favore, che devo farmi l'outfit. Allora, il tema è picnic nel parco. Ok, allora, capiamo intanto dove sono le cose, tipo la colorazione della pelle, dov'è? Ma quanto va lento questo personaggio, ragazzi? Ma più lento di quello di Dress to Impress? Oh, forse sono io abituata ad andare velocissima. Signori della giuria, dove si cambia il colore? Vabbè, sto perdendo tempo. Allora, picnic, come ci vestiamo? Vediamo un po' che vestiti ci sono. Ci sono cose molto simili a Dress to Impress. Bello questo. Capiamo un secondo. Io non sono una picnicatrice, però, allora, penso tipo questa maglia possa andare bene. Guardate che carina che è. Dimmi che ci sono i modelli. Ok. Mi posso vestire da tovaglia per i picnic? O forse no? Eccomi qua, ragazzi. Sono la tovaglia del picnic. O meglio, non volevo davvero fare la tovaglia, però è carino, ok? Questa cos'è? La VIP room? Ah no, ok, una room così. Ragazzi, ma è tutto così grande, non sto capendo niente. È un cappello per cortesia. Un cappello tipo di paglia non c'è, quindi metterò queste mollettine. Ma in realtà, raga, potrebbe esserci, solo che non sto vedendo e il tempo scorre. Tra l'altro il tempo è scritto in secondi, mi dà un fastidio questa cosa enorme. Cioè, perché dovete scriverli così? I capelli, facciamoci i capelli, almeno non siamo pelate. Allora, oh, c'è anche quelli di Dracolaura pure qui, ragazzi. Attenzione, attenzione, li hanno messi pure qui, ormai sono ovunque. Li posso togliere però? Aspetta, non li volevo davvero. Ok, no, no, fermi. Ah, sto mettendo troppe cose, toglimeli. Ok, basta ricliccare per toglierseli. Ok, questi capelli potrebbero essere carini. Adesso li coloriamo. Tipo così, sono un po' strani, ragazzi, come capelli, nel senso, non lo so, mi sembra un po' spelacchiata la tipa. Però magari è solo una sensazione. Le unghie che ce le fa nessuno, praticamente. Cioè, non ci sta nessuno che effettivamente ci sta facendo le unghie, però ce le sta facendo. Non si sa con che magia le facciamo bianche, nel dubbio. Ma come mi cambio la pelle? Non sto capendo. Qui è gli occhi, la bocca, eccetera. Vabbè, mettiamone una. Oddio! È molto Bratz. Però, ragazzi, il fatto è che la faccia è più piccola rispetto a Dress to Impress e altri giochi. E quindi mettono ste labbra, fanno ancora più impressione. Le facce non sono molto belle, signori della giuria. Però sono piuttosto bruttarelle le facce di questo gioco. Soprattutto perché, ripeto, essendo piccola la faccia in sé, risultano più brutte. Vabbè, io metto questo. Oddio, che paura! Ma non c'è il naso su questo gioco? Ah, mi sa che non posso, devo shoppare. No, non shoppo, no, 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 no. No, maledetti, non avete neanche il naso, figurati se shoppo. Qui la pelle, pelle, ok. Forse è troppo chiara, ragazzi, c'è la luce. Sparate in faccia, non riesco a capire che colore mi sto mettendo di pelle. Cioè, è incredibile che abbiano messo proprio la luce lì. Vabbè, mi sono fatta un po' pallida, forse un po' troppo pallida. Tipo così, ecco. Ah, perché sennò sembravo io che svengo perché ho fame al picnic. Allora, signorina, potrebbe correre un secondo più veloce? Ci serve una gonna, anche perché se ci si va così al picnic è finita. Una gonna, dammi una gonna, gioco. Gioco una gonna, qualcosa di carino, insomma. Questa, dai, ci sta questa. Ragazzi, mi fa paurissima in faccia sta tipa, cioè è veramente inquietante. Facciamoci una sorta di vestitino. Cappelli no, c'erano solo questi. Io volevo il cappello di paglia, proprio quello da picnic. Oh, questi, i fiori. Che vuoi, che non li porti i fiori al picnic? Ma certo, ma ovvio che sì, signori, che lo facciamo questa cosa. Allora, le orecchie, abbiamo le orecchie su questo gioco. Non abbiamo il naso, ma abbiamo le orecchie. Sì, il problema è che mo per colorarle come la pelle. No, vabbè, ragazzi, le tolgo. Non le voglio più. Come si tolgo? Oddio, aspetta. Ok, ho trovato il tasto. Sono scalza. Il picnic scalza forse non è proprio il massimo. Delle scarpe decenti. Allora, magari se mi metto gli orecchini mi sbucano anche però i cosi. Le orecchie. Ok, mi sbucano dello stesso colore. No, è che devo ricolorarle. Questa cosa è brutta. Cioè, ci sono le orecchie ma non sono già colorate come dovrebbero. Cioè, se io scelgo il colore della pelle, perché dovrei avere le orecchie del colore diverso? Non sto trovando delle scarpe. Sono tutte brutte quelle che sto... Vabbè, metto queste. Non che ci sia molta scelta in questo momento. Le voglio fare bianche però. Almeno in tinta le dobbiamo fare. Bianche e bianche anche sotto. Allora, mancano 13 secondi. Non abbiamo tempo per fare niente. Questi, questi sono carini. Oddio, non lo so se con queste scarpe sono carini. In realtà, aspettate, li tolgo. Ah, fatemi togliere. Ok. Delle calze, qualcosa. No! È finito il tempo. Comunque il tempo è pochissimo, ragazzi. È veramente poco questo tempo che ci... Oddio! Come
inizia la sfilata. Ma questa va a fare picnic col coltello. Bello, siamo in Giappone. Ma raga, ma mi ha dato già 3 stelle da solo. Ma sto gioco vota da solo, non ho capito, scusatemi. La zia comunque mi fa paura che va a fare picnic col coltello. Anche se in realtà ci sta, perché in effetti il coltello magari gli serve per tagliare, non lo so, una verdurina. Certo, un po' grosso come coltello. Se tiri fuori una roba del genere al parco ti denunciano. Vabbè ragazzi, il gioco dà 3 stelle a tutti. Ci sto lasciando votare il gioco. Non ho ben capito. Però sta tipa, tipo, la faccia sta meglio. Però ragazzi, quanto sarebbe più bella con un bellissimo naso. Io voglio il naso. Datemi il naso. Però mi fa paura come inizia la sfilata. Cioè la sfilata inizia tipo che si esplode, non lo so, ti arriva in testa e fa il jumpscare. Cosa dovrebbe essere? Qui ci siamo dimenticati di colorarsi la pelle, ma il gioco decide sempre di dare 3 stelle. Sta votando lui da solo, non so perché si inizia dalle 3 stelle qui. Forse per evitare la gente tossica che vota una stella sola per vincere. Spoiler, non funziona così a meno che non sei con qualcun altro in compagnia. Perché tanto anche se date una stella, loro si votano tra di loro. Quindi la vostra 1 stella non cambia niente. Anche qui ci siamo dimenticati il colore della pelle. Vabbè ragazzi, erano un po' in difficoltà come me. Io non l'ho trovato dopo 8 ore e mezzo. Vai che si inizia con lo zoom in faccia. Ma e fa paurissimo sta cosa. Devono rivedere un po' l'animazione delle sfilate, perché fanno un po', mettono un po' a disagio. Vabbè, questa smash. Ma questi già giocavano a sto gioco ragazzi. Cioè io si vede che è la prima volta, anche perché non trovavo niente. Quindi iniziano a fare fit un po' più decenti. Aspettate che arrivo io, ecco il mio bellissimo fit da tovaglia. Ancora no. Quanta gente c'è? Oh, troppi giocano a sta roba. Perché a loro le facce stanno meglio? Forse nella sfilata vengono meglio le facce. Oddio, tocca a me. Vediamo se la mia faccia sta meglio. Oh, c'è una posa 28. Devo provarla. Vediamo com'è la posa 28 di questo gioco. Ah, ok, non era niente di che. Oddio. Vabbè, qui quando mi inginocchio dico: ti prego, sposami. Al cestino del picnic, probabilmente. Però non era così brutto il mio personaggio, devo dire che ho fatto di peggio nella mia vita. Però ovviamente non ho vinto, anche se sono spawnata sul terzo posto. Non so perché, non ho capito. Ma ho vinto o non ho vinto? Cioè, ma ha spawnato qui ragazzi. Io stavo per dire, comunque non ho vinto. Poi sono scesa e mi ha sceso dal terzo posto. Questo gioco è confuso e io sono confusa quanto lui. Allora, togliamoci tutto e facciamo il secondo round. Come Hit Girl, qui si vota il tema. E sì, ho votato allenamento e palestra, perché oggi mi sento molto palestra. Cioè proprio io sono la palestra. Adesso voglio vedere che cosa faccio, che non ho visto neanche una tuta su sto gioco. Allora, la tuta. Raga, però qui la tuta non c'è. Questa. Oddio, non è proprio una tuta da... Che cos'è? Ah, devo comprare gli Art Burst. Che poi non devo comprare, perché sono tipo le stelle di Dresden Impress. Sono da fare. Figurati se mi metto a farmare i cosi, gli Art Burst. Ah no, non sono come le stelle di Dresden Impress. Sono come soldi. Sono i soldi. Ho sbagliato. Vabbè ragazzi, la tuta ci... Oh, aspetta, eccola qui. Eccola qui. Adesso ci facciamo un bel fit da palestra. Divento una gym bro. Aspettate che sono pronta a diventare una gym bro. Bella leopardata ragazzi. Cioè volevo dire tigrata. Ridaglio questo. Lo so io ragazzi, io gli animali. No, io la voglio fare così. La voglio fare bella tigrata. Poi un bel top. Se lo facciamo nero il top però, cioè, guardate che fit faccio ragazzi. Raur, sono una tigre. Che la tigre, ricordiamoci, è più forte del leone. No, però questi pantaloni erano meglio. Aspetta, fermi, fammi togliere questi. Aspetta, fammi togliere tutto. No, non l'avevo vista sta roba sopra. Aspettate. Allora, modelli che voglio. Voglio la tigre io ormai. No, però questo lo devo fare nero. Un secondo, Allora, mi tigre. Oh, aiuto. Che è impazzito il gioco. Allora, questi li voglio neri. L'accetto sopra. L'accetto. Come lo fa? Ma non me lo fa nero. L'accetto sopra. Fammelo nero. Raga, è impossibile fare l'accetto sopra colorato diverso. Va bene. Allora, questa poi. Questa che... Questa, vabbè, questa nera per forza. Questa col fioccone. Non so dove va in palestra. Però ci sta, nel senso, noi non giudichiamo le palestre alto. Oddio, questo forse era più bello. Allora, mettiamo questo e togliamoci quello che avevamo prima. Perfetto. Cioè, guardate qua, ragazzi. Non gli do i vibes della palestra. Sì, mi ci buttano fuori dalla palestra a me, probabilmente. Che è sta cosa? Perché in mezzo alle cose della palestra c'è sta roba che è tipo quella delle bambole? E sopra che c'è? Fa vedere meglio. Ok. E prima, scusate, le scarpe da ginnastica dove sono? Queste sono pantofole pelliccia. Bro, non mi sembrano proprio delle... No, bro, non worka così la cosa. Oggi sto aprendo 15 finestre. Andiamoci a fare i capelli prima. Allora, capelli da palestra, raccolti ovviamente. Oddio, bruttissimi. No, scherzavo, mi sono pentita. Boh, questi potrebbero essere da palestra. Ho i miei dubbi, però nel senso... Alla fine in palestra ci si va un po' come ci pare. Perché non me le colora? Ora me le colora. Facciamocele marroni. Un po' più scuro, tipo così. Ok.
E i fiocchettini si fanno neri. Anzi, no, non posso. Volevo farmeli tigrati. Vabbè, mi danno un po' fastidio secondo me queste trecce, però non importa. Le unghie tigrate. Dai, non mi fa tigrare anche le unghie. Ma sto gioco 0 stelle solo perché non mi fa tigrare le unghie. Delle scarpe da ginnastica si possono avere? No, mi sa di no. Mi sa che c'è un problema con le scarpe da ginnastica qui. Mi sa proprio che non ce le danno le scarpe da ginnastica. Allora, qui ci sono tacchi, tacchi, tacchi. Beh, raga, ci stanno solo tacchi su sto gioco. Incredibles. Beh, io faccio ginnastica con tacchi. Anzi, con le uniche scarpe basse che ci sono, queste. Queste sono le uniche scarpe che ci stanno basse. Cioè, magari ce ne stanno altre, io non le sto vedendo. Non è proprio da palestra, però chi se ne frega, voglio dire. Noi andiamo a fare palestra come ci pare. Infatti noi ci andiamo anche. Mi fai vedere meglio sti orecchini? Non li vedo bene. Questi voglio mettere. Questi perché è molto più capito. Aspetta che li faccio tigrati. Che non si vede che sono... No, li faccio neri perché non si vede che sono tigrati. Qualche accessorio da palestra c'è su sto gioco qui? Fai vedere. Fai un po' vedere. Ah! Negozio, no. Ah, perché questa è la sala VIP. Ops. Il borsone. Questo è palesemente... Ma no, ma è piccolo. Ma sembrava gigantesco da lì. Il telefono. Metto la canzone così mi gaso e faccio palestra meglio. Funziona così, giusto? Non sono una grande frequentatrice di palestre. Non so se si nota. E vai che inizia a votare da solo il gioco. Tutte 3 stelle, ragazzi. Tutte 3 stelle. 3 stelle time. Allora, secondo me quelle scarpe sono un po' scomode. Perché se per sbaglio fai un movimento strano ti accoltelli, uccidi per sempre, infilzi. Secondo me sono un po' dolorose come scarpe quelle. Ah, qui andiamo a fare palestra senza faccia. Oddio, esplosa. Perché esplosa e sono diventata io quella? Si è sconnessa. Ma raga, cosa è successo? Eccomi qua comunque, pronta a mettere una canzone. Vabbè, io sempre che svengo. Ragazzi, non lo faccio neanche apposta a mettere quella. Però mi va da sé. Oh, guardate. Tac, te. Che palestra, eh? Questo lo so fare anche nella vita reale. Assolutamente no. Oddio, ma questa è tipo la mia rivale. Questa è zebrata. Signorina, la zebra è meno forte della tigre. Io te lo dico. Ti potrei mangiare in palestra. Arr. Oddio, non penso faccia proprio così. Lasciamo stare. Ma mi spiegate che problemi avete per mettervi questo tipo di scarpe in palestra? Ma anche quella di prima, quella con le spunzoni. Ma perché scarpe con gli spunzoni? Non sto capendo. Quale vita in palestra si può mettere le scarpe con gli spunzoni, che se tirate per sbaglio un calcio a qualcuno lo stirate? Sono basita. Ma raga, ma che è sta cosa? Perché spono sempre sul terzo posto? C'è già una. Perché ci spona cioè ho vinto io o lei? Io non sto capendo. Mi sta confondendo questo gioco. Per favore, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io sono scioccata. Totalmente scioccata. Ma nel dubbio vi dico che dalla tigrona è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. E dateglielo un naso però a questa poraccia.